Ragazzi, se durante questo video iniziate a vedere che ne so, piano piano inizio a sciogliermi, inizio a colare pelle qua, è perché fa talmente tanto caldo che veramente io non so come stia riuscendo a stare attualmente seduto su questa sedia, perché fanno tipo 37 gradi, ho sempre questa ben amata lampada puntata addosso a me con questa bella lampadina che scalda tipo alla temperatura del sole. E quindi sì, ecco, non vi preoccupate se inizio a sciogliermi. Ebbene sì ragazzi, oggi sono qua tornato con un nuovo video rumors e news. Questa volta sono molti rumors, anche riguardanti i nuovi iPhone, tra cui uno in particolare secondo me non proprio bello. Comunque poi ci arriveremo durante il video. Ne vorrei però anche approfittare per dirvi di iscrivervi al mio canale, perché ci sono tantissimi di voi che guardano i miei video ma non si iscrivono. Per voi è gratis, vabbè, la solita frase che diciamo tutti noi youtuber, no? Per voi è gratis, ma a noi date una grandissima mano per crescere, per farci notare da YouTube, quindi insomma tutte queste cose qui veramente veramente tanto belle. Quindi insomma, se non siete iscritti però guardate comunque i miei video, per favore iscrivetevi, mi fareste veramente un grandissimo piacere. Comunque iniziamo con il primo rumors, che riguarda i nuovi iPhone. Nuovi iPhone che ragazzi ormai sono addirittura d'arrivo. Io sto registrando questo video di lunedì 10 luglio, probabilmente uscirà già domani questo video, però comunque ci stiamo veramente tanto avvicinando ai nuovi iPhone. Dovrebbero essere rilasciati a settembre, non si sa ancora quale periodo di settembre, lo spero non troppo in là. Comunque ecco, ci siamo quasi, il mese degli iPhone sta per arrivare. E iniziano ad uscire i rumors un po' più dettagliati, questa volta di nuovo su un colore. Già avevo parlato di un presunto colore che sarebbe uscito con questi nuovi iPhone, che in realtà ancora è confermato, quindi non è che questo colore sostituisce quello che già vi avevo detto, ovvero il rosso, che in realtà era un rosso più tendente al un rosso scuro, cioè non è proprio un rosso acceso, che ne so, quello lì del 14 Plus che c'ho io per esempio, ma è proprio un rosso più scuro, quasi un rosso uva. Boh, non so come definirlo, ecco. Che a me piace molto, devo dire. Io sapete che il rosso è il mio colore preferito. Ma ora ne è uscito uno nuovo, che tra l'altro anche da mostrarvi dei render, quindi sono anche usciti dei render che mostrano questo colore, come potrebbe comparire. Ed è un blu. Sì, l'ennesimo blu. È un blu però tendente al grigio. È un blu un po' strano, è un blu che a cui ancora non avevamo visto. Forse sapete quale mi ricorda? Mi ricorda molto il blu del 13 mini, anche se è un po' più chiaro, magari un po' più grigio. Però è così, l'ennesimo blu. Ora qui vi starò mostrando le immagini che sono uscite. Io onestamente non mi fa impazzire. Spero, ripeto, che non sostituisca il rosso. Quindi spero che siano questi due nuovi colori di iPhone e non semplicemente il blu. Perché se veramente è di nuovo il blu il colore di punta degli iPhone Pro, Apple ti prego basta, cioè prendila una... Ci sono tantissimi colori nel mondo, inizia a prenderne uno un po' diverso, perché di blu onestamente io ne ho un po' le scatole piene, non essendo comunque il mio colore preferito, eh. Poi ripeto, magari a te che stai guardando questo video il tuo colore preferito è il blu, quindi tu stai veramente, stai saltando di gioia. È come se a me mi facessero un iPhone rosso con un rosso diverso ogni anno, quindi per carità, sono gusti. Però ecco, io sono un po' stufato di avere questi blu. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, quale tra il rosso, ora spero di riuscire anche a recuperare le immagini del rosso, e questo blu, quale scegliereste tra questi due. Poi vedremo effettivamente dal vivo quali verranno presentati, quali no, e oppure se saranno presentati tutti e due e quale sarà il più bello oggettivamente. Ora però passiamo ad iPad. Tranquilli, ci saranno altri rumors riguardi all'iPhone, soprattutto quello che è un po' bruttino, ma passiamo ad iPad, perché è uscito un rumors riguardo l'iPad Pro OLED. Ora, come sappiamo, gli iPad Pro non hanno l'OLED, hanno uno schermo LCD, è semplicissimo, semplicemente il modello un po' più grande ha una tecnologia più avanzata di display LCD, che ha micro LED o mini LED, ogni volta mi confondo ragazzi, perdonatemi, però ecco, ogni volta mi confondo tra queste due diciture. Comunque è quella cosa che permette di avere dei neri un po' più intensi, ma ovviamente non è quanto un OLED. L'OLED veramente ci sono i pixel e sono spenti praticamente. Ecco, questo iPad Pro OLED dovrebbe entrare in produzione di massa ad inizio 2024, quindi finalmente ci siamo quasi. Sembrerebbe non essere più un prodotto super mega iper lontano nel tempo, ma sembrerebbe che finalmente ci siamo quasi. Ora, probabilmente questo nuovo iPad Pro porterà con sé anche un nuovo design, questo quasi sicuramente, e nuove caratteristiche. Però ecco, secondo me quella più importante è che finalmente riusciremo ad avere un iPad Pro OLED. L'unica cosa che mi preoccupa ragazzi è che probabilmente questo iPad Pro costerà veramente 4 reni
non lo so, due costole e tante altre parti del corpo, perché l'OLED si sa costa di più. Apple se lo farà pagare decisamente tanto. Probabilmente uscirà anche una versione da 14 pollici di iPad Pro, quindi boh, ecco, vi lascio immaginare i costi quanto potrebbero essere alti. Ma a proposito di costi, parliamo di costi dei nuovi iPhone. Anche qui è uscito un rumors, in particolare riguardo l'iPhone Pro Max, quindi l'iPhone 15 Pro Max, che dovrebbe aumentare di prezzo. Ora, anche qua, tutti quanti già subito a dire il nuovo iPhone costerà 1700 euro di base, sarà veramente iper costoso, eccetera, eccetera. Ragazzi, io non mi fascerei la testa prima del dovuto. Perché? Perché si parla di prezzi statunitensi. Voi direte, sì, ma se lo aumentano là, lo aumenteranno anche qua. E secondo me la cosa quest'anno è un po' diversa, perché l'anno scorso è sempre stato aumentato il prezzo solamente quello europeo. E quindi magari Apple quest'anno vuole un po' pareggiare i conti, quindi aumentare anche i prezzi statunitensi per avere tutto, diciamo, paro in tutto il mondo. Poi ovviamente questo qui è semplicemente una mia ipotesi, è un'ipotesi di tanti altri. Poi probabilmente Apple aumenterà i prezzi anche qui da noi. Comunque si parla di un aumento di $100 sul modello Pro Max. Perché? Perché dovrebbe avere qualcosina in più rispetto al modello non Max, quindi dovrebbe averci, che ne so, la fotocamera un po' migliore, dovrebbe avere qualche chicchetta in più, dovrebbe esserci poi questo titanio nel frame, che sicuramente aumenterà un po' i costi. Insomma, dovrebbero esserci tutte queste piccole chicchette che potrebbero far aumentare il prezzo. Tra queste chicchette però ce n'è una che secondo me è veramente importante, spero che Apple lo faccia, perché veramente sarebbe veramente ora, e questa volta espanso a tutta la linea Pro, ovvero i 256 GB di base. Ora, anche qua molti diranno aumenteranno i prezzi anche qui, anche sul modello normale. Staremo a vedere, ragazzi. Quando siamo passati da 64 al 128, Apple non ha aumentato i prezzi, quindi perché dovrebbe farlo dai 128 ai 256? Non lo so. Però ecco, staremo a vedere. Io spero che, se proprio dovranno aumentare di $100 il prezzo del Pro Max, almeno aumentino anche i gigabyte di base, anche perché 128 iniziano ad essere un po' strettini. Ed ora, ragazzi, ultimo rumor si riguarda di nuovo l'Apple Vision Pro. Perché? Perché questa volta si parla di che quando dovremmo acquistare questo visore, che sarà, ricordo, disponibile solamente negli Stati Uniti e più avanti in Canada, sarà un po' complicato, perché sarà un prodotto che bisognerà acquistarlo su appuntamento, ovvero dovremo prendere questo appuntamento, recarci in store, dovranno vedere tutte quante le misure della nostra testa, se ci servirà una fascetta intermedia da metterci sopra e di quale dimensione, ma soprattutto se ci serviranno le lenti correttive Zeiss, quindi se dovremo acquistare 600 euro in più di lenti per la correzione. Quindi chi porta gli occhiali, ragazzi, se lo prenderà in quel posto dritto dritto, proprio senza pietà, perché dovremmo spendere altri 600 euro, fino a 600 euro anzi, quindi può darsi che costerà un po' di meno, però comunque dovremmo aggiungere denaro in più per avere delle lenti da applicare sul visore. E tra le altre cose si dice anche che qui da noi in Europa tarderà molto ad arrivare, addirittura si parla di fine 2024, inizio 2025, quindi ci sarà ancora parecchio da attendere in Europa, nel resto del mondo, quindi magari Cina, Asia, tutte queste qua, Australia magari anche, ci sarà da attendere parecchio. Quindi ragazzi, se volete acquistare questo visore e spendere 3500 euro, che da noi saranno 4000, più magari le lenti, quindi arriveremo veramente a prezzi incredibili, dovete aspettare il 2025. Mannaggia, che voi non vedevate l'ora di spendere questi soldi. Quindi ragazzi, questi erano i rumors che avevo da dirvi per oggi. Come vedete, ci sono comunque, secondo me, non delle notizie veramente belle, come quello del prezzo dell'iPhone. Però ragazzi, ogni anno si parla di aumenti di iPhone, qualche anno non si è avverato, altri anni come l'anno scorso si è avverato. Staremo a vedere cosa succederà, ormai settembre è veramente vicino. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e vi ricordo nuovamente che se questo video vi è piaciuto potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tanto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.